Lassime dir se il paragon te piace, che ti me par natosa spensierada. Fin dal nostro primo disco e fino all'ultimo, 14esimo, Mosaico, non ci siano state grandi inversioni di rotta. Rimane sostanzialmente un gruppo che ha fatto ricerca, ha passato molto tempo con gli anziani, molte di queste registrazioni sono, ahimè, nei nostri archivi e poco negli archivi pubblici, e questo è un problema che prima o poi bisognerà risolvere con le istituzioni. Però ha sempre trovato un equilibrio tra quello che è la tradizione e quello che è l'innovazione di persone che sostanzialmente sono, oltre a essere ricercatori, ma sono musicisti, e quindi c'è stata sempre un'attenzione a quello che girava anche in altre latitudini, nel mondo celta, nel mondo islamico. Musica, un'ibridazione, una qualche sorta di osmosi c'è. I nostri incontri più desueti sono avvenuti più con il mondo del teatro che con la musica stretta. Ci troviamo particolarmente bene in questo ambito teatrale, in parte cinematografico, perché la nostra musica sembra avere una visionarietà particolare per il teatro. All'inizio c'è stata una passione straordinaria per gli strumenti della tradizione, è stato veramente un innamoramento che ci ha coinvolti al punto che una grande parte è stata dedicata alla riscoperta, alla rivalutazione di questo strumento che è l'organetto, e personaggi della mia generazione, penso a Mario Salvi, Riccardo Tesi, Ambrogio Sparagna, si sono dedicati affinché questo strumento non fosse relegato in qualche museo della civiltà contadina, cosa che sembrava quasi già definita alla fine degli anni 70. Il lavoro grosso che è stato fatto è proprio di rivalutazione e anche di ristrutturazione dello strumento, che è stato fatto con dei grandi artigiani castagnari. Poi, oltre l'organetto, io mi sono dedicato parecchio ai plettri, che nella nostra regione, ma in tutta la pianura padana, erano molto diffusi, quindi mandolino, mandola, mandoloncello, liuto cantabile. Altri strumenti che provengono dalla nostra tradizione veneta sono le ocarine. La cornamusa, la piva, il contrabbasso di mio fratello, che è da sempre una colonna portante, e ultimamente anche le percussioni. Ho cominciato a suonare le percussioni perché Roberto era il mio professore di storia dell'arte,
e quindi già lo conoscevo da qualche anno al liceo. Una volta diplomato, se non sbaglio, al caffè bevuto dopo la discussione orale, è arrivato Roberto e mi fa: Ale, senti, ma piacerebbe così un po' suonare, cioè provare così, vediamo come va con Calicanto. E siccome io già mezzo conoscevo tutto quello che era un po' Calicanto e il lavoro di Roberto, ho accettato subito e abbiamo fatto questa esperienza. Io ho preso in mano il caon, che è lo strumento che, diciamo, principale che suono durante i concerti. Il caon può essere ripreso anche dalla tradizione. Di per sé non è uno strumento veneto o italiano, è uno strumento che nasce in Perù, ripreso dal flamenco spagnolo, però ci sta benissimo quando si cerca di avere un suono caldo e comunque percussivo. Nascere con un progetto come Calicanto nell'81 significava tener conto inizialmente di tutto quello che era successo prima, quindi i vari canzonieri, penso al nostro canzoniere popolare veneto, ma quello laziale, i lavori degli etnomusicologi, di Circolo Gianni Bosio, Carpitella, Leidi. In quel momento noi, come altri gruppi, coglievamo anche l'esigenza di fare un passo in più rispetto all'attenzione che in quel momento, negli anni 60 e anni 70, era stata riservata al cosiddetto canto sociale politico. In quel periodo si sentiva la necessità di aprire la ricerca e anche di portare sul palco altre esigenze, tipo le danze, che fino a quel momento erano state così abbastanza sottovalutate. Per noi il lunedì è giornata abituale di incontro, a volte si suona, a volte si parla, a volte si programma, si fa programmazione, altre volte, avendo la fortuna di provare in un luogo così bello, che non solo è la casa di Roberto, ma è il parco dei Colli Euganei, si esce per cercare ispirazione, per trovare una nuova idea, per trovare una suggestione. Comunque un appuntamento abituale, che ci sia una scadenza o non ci sia, qui lunedì ci si trova, perciò chi vuole può passare a trovarci. Sono sempre belle giornate, più che pomeriggi, belle giornate intense, si passano qua tutti insieme, insomma. Sommerso dal vento, una pizza l'ho comprata e mia mamma me l'ha data, che la porta in ogni tempo. Mica sommerso dal vento e mica sono april pulito, quel che fa fiorire le terre, salatina e erbe belle. Alvaro fiorito, mi che sono april pulito. In Calicanto io credo valga molto anche il saper aspettare e il saper ascoltare, più che le parole, i pensieri degli altri, anche proprio la densità dell'aria. E con Calicanto ho sentito molto il bisogno di imparare a rispettare il sentire degli altri, e credo sia una cosa a cui tutti stiamo molto attenti. O come ti cresci, o luna dei busi fondi, o come ti nassi, caveggi blu e biondi, nu partì, ti par nu, la gran marina non te sera più, gran barene, de ti sei in laga. Vien su, dragona de argento,
Venezia, Ave Naga, Ave Nusia. Andrea Zanzotto, recitativo veneziano. Essendo comunque una tradizione orale, quella della musica che noi proponiamo, e avveniva così il tramandarsi delle memorie, dei ricordi musicali, era una cosa che cambiava, che si muoveva nel tempo, che la nonna ricorda in un modo, ma il nipotino già un po' la cambia per quelli che sono i suoi tempi, i suoi ricordi. E credo che il nostro modo di comporre sia proprio tradizionale in questo senso. Cioè, che quando viene, quando arriva, produce, e può essere che sia diverso rispetto a quello che avevamo fatto un mese prima. Ciascun brano alla fine è davvero un brano di Caricanto, non ti si ricorda nemmeno chi ha scritto cosa, perché ci si mette le mani tutti con la propria sensibilità. Che fra il calico legame con la musica dell'Adriatico e con Venezia è una cosa che non scegliamo, ma di cui ci accorgiamo a posteriori. Cioè, ogni volta diciamo, beh, in fondo anche stavolta abbiamo fatto un disco su Venezia. Ed è una bella cosa, insomma, che succede, degli accordi, insomma. Anche se magari partiamo con l'idea, no, stavolta magari percorriamo qualche altro sentiero. Ma ci abbiamo provato anche, sì, la volta di Isole senza mar, abbiamo parlato dei Colli Euganei alla fine, ma il titolo anche questa volta si è spostato verso l'acqua, come punte di terra che emergono da un'acqua che può essere magari la nebbia che c'è nella copertina del disco. L'acqua e forse anche il sogno, la magia, la malinconia che l'acqua porta con sé fanno parte di noi. Anche se qui a breve si cambia, ci sono le Dolomiti, c'è la montagna, eppure è una montagna che ha una memoria geologica del mare, sono montagne di mare. Per Caricanto il rapporto con gli anziani e con la tradizione è fondamentale. Bruno Donà, ottimo liutaio, restauratore, che abita proprio a Teolo, vicino a casa mia, suona tra gli altri strumenti uno strumento a cui noi ci siamo dedicati per anni, senza successo devo dire, che è la foglia d'edera. Proviamo. Dire organetto e foglia d'edera. Thank you.